Ritrovati, un nuovo appuntamento con Handball Mania. Un saluto a Matteo Aldamonte. Ciao Matteo, abbiamo appena archiviato un turno importante del massimo campionato maschile, perché era in programma il big match, quello tra Conversano e Raimon Sassari, squadra pugliese che ha confermato sul campo di essere legittima aspirante alla conquista del titolo, alla riconferma del titolo di campione d'Italia, anche se bisogna sempre fare i conti con la Junior Fasano, con l'Acqua e Sapone Junior Fasano, che partita insomma nel silenzio e con riflettori molto bassi e lì in vetta la classifica. Quello di Conversano è stato senza dubbio il risultato più ad effetto della giornata che è andata in archivio, perché era il remake della finale di Coppa Italia, perché è stata una prova di forza abbastanza chiara di Conversano, che ha vinto col finale di 31-24 contro Sassari, ed era il big match. È successo anche altro: intanto Fasano che ha confermato il primato, ma il rallentamento di Bressanone che ha permesso alle prime quattro squadre della classifica di allontanarsi, seppure non di tantissimo, perché con due punti alla vittoria e un punto al pareggio, certo, non si fugge via in maniera così importante. E poi c'è Bressanone che si è ripresa, ha vinto il derby contro Merano e si trova al secondo posto. Facciamo il punto nel servizio, perché ci sono anche nel prossimo fine settimana gare interessanti. Basterà voltare l'angolo per trovarsi avvolti nell'azzurro della nazionale, ma nel frattempo la Serie A Beretta si è presa il tempo per un colpo di coda rappresentato sabato prossimo dalla 20ª giornata di regular season. È doveroso però procedere con ordine a partire da quanto è accaduto nel fine settimana scorso. Fasano ha letteralmente passeggiato contro un Bolzano privo di Dejan Turković in una sfida che evoca duelli epici e neanche troppo antichi, ma che oggi sorride per la seconda volta in stagione in maniera netta alla capolista. La vittoria di Fasano è importante perché permette ai ragazzi di Francesco ancora di osservare i dispetti che intanto le inseguitrici fanno l'una all'altra. È il caso del Conversano che al Pala San Giacomo fa la voce grossa contro Sassari e vince la sfida più attesa, remake della finale di Coppa Italia, col risultato di 31-24. Prova di grande lucidità e concentrazione da parte dei campioni d'Italia, ora saliti al terzo posto dietro a un sempre brillante Bressanone. Morso dell'ex nella sfida contro Merano, finisce 26-23 con 10 gol dell'ala sinistra Jakemet, passato in estate proprio dai Diavoli Neri ai Trentini. Insomma, Bressanone al secondo posto e chiamato sabato ad un'altra prova durissima sul campo di un Bressanone ancora troppo discontinuo, bloccato sul pari alla Pala Bursi contro il Secchia Rubiera. E anzi, gli altoatesini devono anche gioire per un 26-26 arrivato nei secondi finali per mano di Dapiran, salvatore della causa in una corsa playoff che ora non ammette più passi falsi. Il Cassano Magnago che passa a Trieste, il recupero infrasettimanale fra Piano e Carpi hanno contribuito a ingarbugliare la situazione anche a fondo classifica, dove si combatte per evitare di finire nelle sabbie mobili dei play-out, da cui verrà fuori l'unica retrocessa in questa lunga stagione di Serie A Beretta. Sono tutte gare importanti, fondamentali. Adesso ho detto, non si scherza più, se la seconda parte del campionato è quella più importante, dove devi prendere il ritmo per riuscire poi a entrare nei playoff dove vogliamo arrivare e fare un buon playoff. Ecco, quindi anche il Carpi o Rubiera dopo sono tutte squadre dove dobbiamo mantenere alta la tensione, dobbiamo continuare a migliorare, a fare il nostro gioco, a trovare la concentrazione, ecco, per fare meno errori possibili. Questo dobbiamo fare, da adesso in poi dobbiamo crescere, ecco, questo sì. Non basta arrivare comunque nei playoff, lo aggiungiamo noi, bisogna anche ottenere un buon piazzamento nella regular season, perché e soprattutto nel caso del Conversano poter godere del fattore casa sia in semifinale che eventualmente in finale è davvero un vantaggio importante. Chiedo conferma di questa riflessione al nostro ospite di giornata, che è Giovanni Nardin del Raimon Sassari. Ciao Giovanni, grazie per aver accolto il nostro invito. Ciao Marcello, ciao Matteo, buon pomeriggio a tutti. E allora, insomma, sicuramente. Sì, sì, prego, completa il concetto. No, volevo agganciarmi appunto a ciò che avevi appena detto, confermando effettivamente tutto quanto, perché giocare a Conversano non è mai facile. Sicuramente il palazzetto era bello pieno di persone, c'era un bellissimo clima, e per quanto comunque per noi giocatori sia bello giocare in palazzetti così pieni, è allo stesso tempo anche difficile, perché dà una spinta veramente abbastanza grande a quella che è la squadra di casa, quindi sicuramente non sono partite facili da affrontare, ecco.
Che cosa è successo poi sul campo? Perché 31-24 abbiamo visto la finale di Coppa Italia e quella era una partita che avete meritato di vincere, ma che poteva a quel punto vincere qualunque tra le due squadre. In campionato avevate pareggiato, adesso è stato un divario invece abbastanza netto, forse oltre quelli che sono i valori dei due organici. Sì, hai ragione. Non abbiamo interpretato veramente bene la partita. Non l'abbiamo approcciata, secondo me, nel modo giusto, per quanto nei primi 20 minuti più o meno eravamo sempre distaccati di un punto, due al massimo, quindi non tantissimo, però sicuramente non abbiamo espresso quello che è il nostro miglior gioco. Abbiamo avuto molte difficoltà a contenerli, soprattutto in fase difensiva, abbiamo difeso molto male e non so bene cosa sia successo. Penso anche sia semplicemente un errore un po' di percorso, nel senso magari non eravamo ancora pronti per disputare partite così importanti dopo la partita di Coppa Italia, però sicuramente dobbiamo fare tesoro insomma di quella che è stata l'esperienza di sabato e cambiare sicuramente marcia. Ecco, cosa è cambiato all'interno del gruppo Raimon Sassi dopo lo storico successo conquistato a Sasso Maggiore? Mi riferisco alla prima Coppa Italia messa in bacheca dalla Raimon. Se è cambiato qualcosa? No, in realtà non c'è stato un grande cambiamento. Ecco, forse magari tra noi giocatori ci siamo rilassati forse un po' troppo, magari quello è stato il motivo per cui non abbiamo approcciato bene la partita di sabato, ecco. Ma in realtà da parte mia assolutamente no, non penso nemmeno anche da parte dei miei compagni. Magari abbiamo anche disputato partite un po' più semplici prima di questa e mai abbiamo avuto quella mentalità effettivamente che avevamo avuto in quei tre giorni. È semplicemente un discorso di ritrovare un po' quella fame che avevamo, ma insomma io penso ci sia e la voglia di far bene, di arrivare fino in fondo e farlo anche in maniera abbastanza buona, sicuramente è un obiettivo importante che non possiamo mancare. Ecco, questa dimostrazione poi, Matteo, come spesso abbiamo detto, che la Coppa Italia, soprattutto con la formula della Final Eight, è veramente momento a parte rispetto alla stagione, al campionato, a un torneo lungo e ricco di insidie come la Serie A Benetta. Sì, perché può chiaramente vivere anche di episodi o comunque di una tre giorni magari fatata e poi in campionato la quotidianità, la settimanalità delle partite può cambiare invece gli equilibri, può pesare sì. Maggiormente. Vediamo la classifica, se la regia ci propone la classifica prima di analizzare il prossimo turno, perché insomma abbiamo sottolineato l'importante vittoria conquistata al Comersano, ma abbiamo altresì anche testimoniato della regolarità della Junior Fasano, perché la sensazione è che mentre gli altri bisticciano e si tolgono un po' punti a vicenda, il cammino del Fasano di Francesco Ancona è un cammino spedito, a differenza, ma ritornando al concetto di prima, di quanto è successo in Coppa Italia. È un cammino assolutamente regolare quello di Fasano. Squadra da campionato il Fasano. Sì, assolutamente. Ha avuto un contraccolpo dopo l'eliminazione che a mio avviso anche loro stessi l'hanno ritenuta prematura in Coppa Italia, o comunque è arrivata in malo modo nella semifinale contro Conversano. Hanno perso la partita subito dopo in campionato e poi hanno ripreso a macinare. È una squadra una squadra quadrata, quindi che ha grande continuità, che ha grande costanza di prestazioni, e questo, ecco, vedremo poi negli scontri diretti se le permetterà comunque di rimanere al passo. Ecco, Giovanni, tu immagini, ritornando al discorso playoff, si qualificano le prime quattro. In questo momento ci sono cinque squadre, diciamo così, Fasano un po' distanziato rispetto alle altre, diciamo possiamo anche definire una mini fuga, che lottano per i primi quattro piazzamenti. Da questo punto di vista, il passo falso del Bressanone a Rubiera potrebbe essere pagato a caro prezzo dal team altoatesino, a differenza del Bressano che invece si è subito ripreso dopo aver perso punti a Bolzano. Ma in realtà non la vedo esattamente così, perché il campionato bene o male è ancora abbastanza lungo e ci sono tantissimi scontri diretti ancora.
Per esempio noi dobbiamo andare a giocare lì a Bressanone, è un altro campo caldissimo, è difficilissimo giocare lì. Quindi in realtà veramente è ancora apertissima la situazione, è difficile veramente fare un quadro abbastanza chiaro di quello che potrà succedere. Non sono sicuro, ecco, Non che ti questo azzardi. punto a Rubiera, Non ti esatto, che questo azzardi. punto a Rubiera possa pesare così tanto. Ecco, avremo la possibilità di decodificare un po', insomma, decriptare questo grande equilibrio già il prossimo turno, no, Matteo? Potrebbe dare qualche significativo Perché scossone abbiamo alla testa parlato, come alla coda. esatto, vediamolo, perché abbiamo parlato di questo punto lasciato per strada da Bressanone, ma al tempo stesso se Bressanone batte Bressano nello scontro diretto che si gioca il prossimo Certo. fine settimana è chiaro che le cose cambiano. Occhio anche alla partita di Sassari che riceve in casa Trieste e Trieste in una situazione per niente rosea in chiave play-out, in chiave zona salvezza diciamo, quindi ha assolutamente bisogno di fare punti. C'è Cassano Magnago Secchia Rubiera anche in questo caso. Ma c'è anche una trasferta impegnativa del Fasano, Esatto, assolutamente una gara no? A Milano molto che complessa contro il Merano, una squadra che sta facendo molto bene, poi Albatro Bolzano che completa il quadro con Versano Carpi, anche Carpi si gioca le sue ultime carte Certo. per provare ad uscire dalla zona play-out. E allora, capiremo un po' al termine del prossimo turno, insomma, se questa classifica in qualche modo è maggiormente fluida, ma sensazione che però bisognerà attendere ancora un po'. Terminato l'impegno di campionato, gli azzurri convocati da Riccardo Trillini, poi vedremo insieme qual è la lista dei convocati di cui fa parte e possiamo già anticipare Giovanni Nardini, insomma c'è anche una sorpresa per lui, si sposteranno a Padova per preparare la partita. Andiamo in grafica e vediamo proprio l'elenco dei convocati, 19 convocati da Riccardo Trillini. Ci sono diverse novità rispetto alle qualificazioni di Genoa a Tórshavn. Nardin è una di queste perché era assente per positività al Covid. Ci sono entrambe le ali per la verità della Raimon Sassari. C'è anche Umberto Brozzo che sostituisce Leo Prantner nella posizione di ala destra. Curiosità, sia lui che Nardin hanno 71 reti pari pari identiche. Hanno dato lo stesso apporto alla causa del Sassari. Tra i terzini rientra Kaja, tra i pivot rientra Oppedisano, c'è Endrit Tiballi come specialista difensivo, dunque queste sono le novità principali della convocazione di Riccardo Trillini. Rientra anche Pasqualino Di Giandomenico tra i portieri, che non c'era, c'era Andrea Colleluori. Devo dire che il Covid aveva inciso parecchio sulla convocazione Savini. Savini, sulla convocazione che c'era, insomma, che avevamo visto a Tórshavn, sull'Italia che avevamo visto a Tórshavn, quindi ecco, le novità sono dettate soprattutto da questo. Allora, vediamo insieme, prima di approfondire il discorso nazionale con Giovanni Nardini, questo servizio che in qualche modo presenta quella che abbiamo da tempo definita come la partita, ovvero Italia-Slovenia, match d'andata, poi si giocherà in Slovenia a distanza di qualche ora per il match di ritorno. Coordinate già note, QN Arena di Padova, mercoledì 16 marzo, ore 18:30. Sono il dove e il quando l'Italia affronterà la Slovenia per l'andata dei playoff di qualificazione ai mondiali 2023 di Svezia e Polonia. Gli azzurri si ritroveranno domenica nel quartier generale di Torri di Quartesolo, nella provincia di Vicenza, dove svolgeranno le prime sedute di allenamento in terra veneta. Martedì sera, sessione alla QN Arena, dove il giorno dopo sarà sfida lanciata la forte avversaria allenata dall'esordiente Uros Zorman. Riccardo Trillini intanto ha scelto i 19 convocati che si ritroveranno nel weekend. Rispetto alla rosa che aveva centrato il passaggio del turno a gennaio a Tórshavn, c'è qualche novità. In lista ci sono entrambe le ali della Raimon Sassari, Giovanni Nardin, peraltro Veneto Doc, e Umberto Bronzo. In due hanno collezionato 142 gol in stagione con la maglia della formazione sarda. Ci sarà anche Axel Oppedisano, pivot italo-francese già visto all'opera nelle amichevoli di fine 2021 alla Emoter Cup. Recupero importante sulla linea dei terzini, dove si rivede il 21enne Krasnik Kaja, passato a gennaio dall'Istra al Carpi, mentre come specialista difensivo torna in azzurro Endrit Tiballi. Anche la Slovenia ha diramato la sua lista, la formazione balcanica si ritroverà a Isola lunedì prossimo. L'elenco di Zorman, che a Padova debutterà da CT della nazionale, non risparmia nessuna tra le stelle. Ci sono tra gli altri Zarabec, Dolenec, Makuc, Blago Tinsek e Skube. Insomma, squadra pressoché al completo, poco male. L'Italia ha voluto queste partite.
partite, ha lottato per raggiungere questa sfida e se la giocherà al massimo. La prevendita intanto va avanti sul circuito Viva Ticket. Per gli azzurri un match da giocare al meglio delle proprie possibilità, per il pubblico della pallamano un'opportunità da non perdere per un duel dal sapore storico. Prevendita a gonfie vele, poi ne parleremo a parte. Allora Giovanni, pronto? Insomma, mi rendo conto che in questo momento il focus è orientato sul prossimo impegno casalingo della Raimon Sassari, ma hai già, insomma, in qualche modo inquadrato nel tuo mirino il prossimo avversario in nazionale, ovvero la Slovenia? Sì, beh, subito dopo in realtà la qualificazione dell'Italia alle Isole Faroe era diventata, diciamo, un pensiero abbastanza fisso. Infatti sì, diciamo che nelle ultime settimane comunque il mio pensiero è ricaduto spesso a questa partita, quindi dai, sono molto molto carico veramente. Qualcosina sull'avversario ce lo devi dire, perché è una partita, non è una partita qualunque, insomma, affrontiamo una squadra, il sorteggio non è che sia andato proprio benissimo, affrontiamo una squadra che, come abbiamo più volte detto, è finita quasi per sbaglio al 16° posto degli europei, almeno secondo me. Sì, no, hai completamente ragione. In realtà sappiamo che la Slovenia è abituata in ambito internazionale a fare veramente risultati veramente incredibili. Parliamo veramente di terzi posti mondiali, europei, quindi una squadra super completa con veramente mille star che hanno vinto anche Champions League, Makuč fra gli ultimi, Dolenec è uguale, che hanno comunque una quantità di giocatori veramente di altissimo livello, che giocano costantemente in Champions League e che sicuramente sono abituati a svolgere partite in ambito internazionale, quindi da una parte è anche più semplice per loro giocare queste partite, ma per noi è un motivo di orgoglio e soprattutto ci dà una grande voglia di migliorarci ogni volta che vediamo questi campioni effettivamente. Piano gara, chiaramente ne discuterete, ritiro direttamente con il direttore tecnico Riccardo Trillini. Ecco, ma dal punto di vista proprio dell'approccio alla partita, il fatto, e lo sottolineavi tu, che la Slovenia abbia veramente tutto da perdere contro l'Italia, perché centrare la qualificazione e andarsi a giocare con la Serbia il turno successivo è, diciamo così, nei fatti abbastanza scontato. Quindi tutto da perdere per la Slovenia, tutto da guadagnare invece per l'Italia. Questo vi permetterà di approcciare la gara, il doppio confronto, anche con grande concentrazione, ma anche insomma, spirito un tantino più sereno? No, sì, assolutamente. Noi tra i due siamo quelli senza pressione. Non dobbiamo dimostrare attualmente di poter battere la Slovenia, ma dobbiamo veramente pensare di fare la miglior prestazione possibile e magari giocare proprio su questo, proprio sul fatto di mettergli pressione e di riuscire a giocare veramente azione su azione, cercando di recuperare tutti i punti possibili e poi vedere a fine partita come chi ne ha fatti di più e chi ne ha fatti meno. Quindi secondo me questo aspetto potrebbe giocare a nostro favore sicuramente, dovremo sicuramente focalizzarci su questo. Di certo gli azzurri saranno accompagnati in questa sfida alla Kiena Arena dal pubblico delle grandi occasioni, peraltro insomma Giovanni Nardin, bene tornato a pochi chilometri da Padova prima della partita, sarà anche premiato, insomma, proprio perché Veneto, che rappresenta i colori azzurri a Padova in questa partita molto importante. Dicevo, Matteo, tanto pubblico, cioè, insomma, grande fermento in Veneto, ma questa novità, insomma, comitato organizzatore che si sta dando davvero grande affare, sarà una splendida cornice di pubblico. Tra l'altro, chiacchierando nel podcast su Handball Talk con col capitano della nazionale Andrea Parisini, si è detto felicissimo davvero di poter tornare a giocare col pubblico. Sono due anni che l'Italia praticamente non gioca in casa con il pubblico sugli spalti, quindi questo è un dato molto positivo. La prevendita sta andando molto bene, in grafica state vedendo sempre l'immagine, diciamo, del circuito Viva Ticket e soprattutto l'anteprima del portale dove è possibile acquistare i biglietti per esserci il prossimo 16 marzo alle 18:30 alla QN Arena di Padova. Capienza riservata al 60% della appunto capienza possibile, QN Arena che può contare su 4.000 posti, quindi si calcola intorno ai 2.000 biglietti più o meno da staccare, poi ovviamente ci saranno tante iniziative collaterali, tra queste l'abbiamo già raccontato settimana scorsa, la presenza della nazionale che a Kumamoto
rappresentò l'Italia nell'ultima occasione, unica occasione, unica presenza ai mondiali. Si giocherà in Italia, poi si giocherà in Slovenia, match di ritorno, ma si giocherà in tutta Europa. Esatto, sarà un fine settimana, perché tra giovedì e tra mercoledì e domenica, come anche Italia e Slovenia, giocheranno anche tutte le altre gare di playoff, ad eccezione di una sfida, le Isole Faroe, che hanno giocato peraltro il girone con l'Italia, passano direttamente il turno perché avrebbero dovuto affrontare la Bielorussia. È ufficiale la decisione della Federazione Europea con l'esclusione definitiva sia della Bielorussia in questa fase che della Russia poi nel playoff successivo, quello di aprile. Ci sono gare molto interessanti, su tutte Portogallo-Svizzera, che insomma, ecco, se possibile la Svizzera ha pescato quasi peggio dell'Italia, perché comunque affrontare il Portogallo, ecco, Portogallo-Svizzera è davvero una bella partita, è una partita di fascia superiore. Giovanni, che ne pensi? Insomma, il panorama, il contesto internazionale sempre più competitivo, così come dimostra gli abbinamenti in questo turno di playoff, come dimostra anche il valore degli avversari che attendono l'esito di questo turno, l'Italia prova a scalare qualche posizione nel ranking. Sì, veramente. Adesso secondo me stanno crescendo un po' tutte le nazionali, ovviamente sia partendo da noi, guardando appunto in casa nostra, ma guardando anche veramente le Isole Faroe, erano un'ottima squadra. Ho visto un sacco di campionati giovanili, anche ultimamente ho seguito moltissimo gli ultimi MHC, ho visto che veramente il livello è veramente molto alto, anche di squadre che magari erano idealmente in seconda fascia, ma adesso piano piano stanno recuperando terreno su quelle che sono definite le big europee. È sicuramente più stimolante giocare queste partite adesso, perché non esistono più grandi divari tra una squadra nazionale piuttosto che un'altra, quindi è veramente molto molto piacevole. Big europei che possono contare anche sull'apporto di autentici fuoriclasse, Matteo. Indubbiamente, ma lì parliamo veramente di un altro pianeta, perché le top 4-5 squadre del mondo sono irraggiungibili per molte altre della fascia, della parte di mezzo, no? del ranking europeo. La Federazione Mondiale ha diramato, ufficializzato i nomi dei candidati, i migliori 5 giocatori del mondo, al maschile e al femminile. C'è la possibilità di votare fino al prossimo 28 marzo sul sito ufficiale della IHF per determinare appunto il giocatore e la giocatrice migliore del mondo. Vediamo la clip. Giovanni, prima di salutarti, curiosità, posso sapere a chi andranno i tuoi voti? Se puoi dircelo, se puoi raccontarcelo, puoi spoilerare. Allora, sono molto indeciso, devo ancora votare onestamente, sono molto indeciso se votare Gitzel oppure Gottfriedson, devo un po' decidere. Dal lato femminile invece devo essere sincero, sono un po' ignorante, quindi non conosco bene la pallavolo femminile, non la seguo moltissimo, quindi non voglio mettere assolutamente il mio voto da nessuna parte.
D'accordo. Intanto concentrazione a mille per gli impegni che ti attendono, sia con il club che con gli azzurri. Grazie, ci ritroviamo a Padova. Va bene, a Padova. Grazie mille a voi. Ciao Giovanni. E ora ci fermiamo, parlavamo anche insomma della votazione che riguarderà il settore maschile e il settore femminile. Tra poco, subito dopo una piccola pausa, insomma, analizzeremo quello che sta succedendo nell'altra metà del cielo azzurro. Dopo 4 anni la nazionale femminile torna a giocare in Italia. Il 15 e 16 aprile ad Alghero le ragazze di Tatiana Garbin sfidano la Francia per un posto alle Billie Jean King Cup Finals. Vieni a tifare per le azzurre. Acquista i biglietti su Ticket One. Da parte di Handball Mania, rimaniamo in scia con gli azzurri, parlando delle azzurre che si sono ritrovate per la prima volta con Beppe Tedesco alla casa della pallamano di Chieti. Raduno ultimato domenica scorsa, è la prima presa di contatto con Beppe Tedesco per la prima selezione, 26 atlete, dunque un organico molto molto ampio, prima di arrivare all'organico che dovrà invece giocare i prossimi giochi del Mediterraneo a cavallo tra fine giugno e inizio luglio. Abbiamo ascoltato proprio le impressioni, le parole e le considerazioni di coach Beppe Tedesco. Il primo step da un punto di vista agonistico, sportivo, rappresentato dai giochi del Mediterraneo. Quali sono invece gli step nella testa di Beppe Tedesco di crescita di questa nazionale? Quello che ho detto ieri nella prima riunione che abbiamo avuto con le ragazze che fanno parte di questo gruppo è che vogliamo creare un'identità di gioco. Questo è il primo step per noi. Noi dobbiamo pensare a come poter affrontare tutte le squadre e poi sappiamo che abbiamo una posizione in classifica nel ranking internazionale non delle primissime, ma noi dobbiamo apprestarci a scalare questo ranking. La scalata non si fa con dei balzi, si fa gradualmente. Noi cerchiamo di avere le nostre idee, di portarle in campo e di crescere su queste idee. Questo è quello che ho detto alle ragazze. Bisogna che pensiamo a questa nazionale come una squadra, non alla somma di tutte le squadre da cui provengono. L'organico che sta lavorando qui a Chieti è un organico molto ampio, come dicevamo, 26 ragazze, si va dalle più esperte alle 2005 addirittura, quindi hai unito praticamente tre gruppi di fatto, no? Le tre nazionali dalla più piccola alla più grande. Che nazionale vedremo poi quando sarà, diciamo, definita? Beh, io credo che non ci sia da aver paura di mettere dentro anche le ragazze giovani. Noi dobbiamo vedere una nazionale la più disponibile a capire i concetti di squadra che stiamo cercando di portare dentro e anche quella più talentuosa, perché non è detto che un 2005 non possa giocare anche a livello internazionale. Sarà semplicemente una scelta di quelle ragazze, di quelle giocatrici che interpreteranno meglio il gioco e su cui noi abbiamo prospettiva. E a parte Fanton, Cappellaro e Fabbo, che sono le azzurre impegnate in campionati esteri, Beppe Tedesco, lo staff, attinge a piene mani dal massimo campionato che riprende la sua corsa proprio nel prossimo fine settimana, Matteo. E riparte con gare interessanti, su tutte c'è lo scontro in zona playoff che mette di fronte la Libest Espresso Mestrino alla Cassa Rurale Pontini, gara molto importante per gli equilibri appunto d'accesso e le posizioni d'accesso di queste squadre al tabellone del semifinale scudetto. Vediamo. Concluso domenica scorsa a Chieti il periodo di stage con la nazionale targata Giuseppe Tedesco, la pallamano femminile torna in campo per la Serie A Beretta e in particolare per la 17ª giornata. La classifica ha assunto una forma che delinea obiettivi e percorsi delle squadre impegnate, ma che apre ugualmente a scenari interessanti. La prima area da cerchiare in rosso è quella dei playoff, dove il più 7 di Pontinia rispetto alla quinta posizione garantisce alle laziali una discreta tranquillità. Questo non vuol dire mollare rispetto a possibili sorpassi ai danni di chi come Yomi Salerno e Ali Vesta Espresso Mestrino è lì a pochi passi. Ecco allora che la trasferta di Barboso e compagna sul campo delle giallo-verdi venete acquista il titolo di Match of the Week del sabato in rosa. All'andata Mestrino aveva vinto 22-21, raffigurazione fedele dell'equilibrio atteso anche alla Palalissaro sabato. Si affrontano due squadre in salute. Le ragazze di Luca Reni non hanno mai perso in campionato nel 2022, mentre Pontini ha ceduto sia a Salerno, ma vive un momento d'oro che passa anche per
per le convocazioni in azzurro del trio Podda Squiziato di giugno. Per il Brixen su Tirol intanto la trasferta contro le Guerriere Malo, fanalino di coda assieme a mezzo corona, appare sulla carta come un nuovo tassello da aggiungere alla conquista aritmetica del primato. Favorita sulla carta anche Salerno, rinvigorita dal successo nel recupero contro Pontinia, è ora chiamata a fare il bis alla Palapalumbo nel duello contro Cassano Magnago. Si lotta anche per evitare la nona posizione e perciò la trappola dei playout. Occhio allora a Erice Leno, Casalgrande Mezzocorona e Padova Ferrara, tre match che coinvolgono in particolare cinque squadre, con la sola eccezione delle bresciane racchiuse in appena un punto. Dunque, campionato che si appresta a vivere la fase cruciale, in testa come in coda, lo dicevamo in precedenza Matteo, la zona playoff probabilmente, anzi sicuramente è blindata per le prime quattro, ma bisognerà capire soprattutto dalla seconda alla quarta posizione quale sarà poi il posizionamento delle singole squadre, considerando il Blixen, insomma, ormai con una seria ipoteca sulla prima piazza, c'è interesse anche in coda, quindi il campionato che manterrà inalterato il suo interesse. Sì, sì, campionato molto interessante e... è difficile da decifrare la classifica, abbiamo detto, sì, di questi due tronconi, perché le prime quattro ormai sono in fuga, la stiamo vedendo in grafica, però poi dal quinto posto fino al nono posto, quindi delle zone fino all'ultimo posto limite per uscire o entrare purtroppo nei playout, ci sono appena tre punti, perché tra i 14 punti di Cassano Magnago e i 17 di Casalgrande è tutto aperto e ricordiamolo, oltre alla retrocessione dell'ultima in classifica, poi le quattro appena sopra giocano i playout. Aritmeticamente anche il Casalgrande avrebbe ancora possibilità, certo, per poter accedere ai playoff. Credo che siano momento più preoccupate dal distanziare la zona playout. Il campionato fin qui ha detto che le prime quattro forse hanno... sicuramente hanno qualcosa in più. Bene, questo è il quadro completo, vediamo però il prossimo turno nel dettaglio. Parlavamo di Mestrino Pontina, che è sicuramente la gara più interessante. Eccolo qua, lo vediamo con Salerno Cassano Magnago che apre la giornata, Malo Bressanone, AC Lifestyle Ericeleno, Casalgrande Padana che affronta a Mezzocorona, questa è una partita importante per la coda, Alibest Espresso Mestrino, Cassa Rurale Pontina il big match, Cellini Padova, Ariosto Ferrara. Bene, è tutto per questo appuntamento con Handball Mania. Noi ci ritroveremo settimana prossima e saremo a 24 ore di distanza praticamente dal match che vedrà gli azzurri di scena alle Acchione Arena. Grazie. Grazie a te Matteo, ciao. Sabrina Alessio al coordinamento, noi ci ritroviamo giovedì prossimo, ci ritroveremo dall'Acchione Arena per fare il punto su quello che è stata la partita degli azzurri. Arrivederci.